Ciao a tutti. L'argomento oggi è consumatori. La politica dell'Unione Europea per i consumatori protegge i diritti dei consumatori, garantisce prodotti sicuri, aiuta i consumatori ad operare scelte consapevoli nell'acquisto di prodotti e servizi e offre strumenti di risoluzione di problemi. Il mercato unico dell'Unione Europea offre ai consumatori una più vasta scelta, nonché flessibilità, qualità e un buon rapporto qualità-prezzo, ma può anche creare difficoltà per i consumatori, soprattutto nei settori a rapido sviluppo, quali le tecnologie digitali, l'energia e i servizi finanziari. La politica dell'Unione Europea per i consumatori garantisce che i diritti dei consumatori siano tutelati in caso di problemi incontrati nell'acquisto, anche online, di beni o servizi in altri paesi dell'Unione Europea. In tale modo, l'Unione Europea contribuisce a infondere fiducia ai consumatori che vivono nel suo territorio, con vantaggi anche per le imprese che effettuano operazioni commerciali transfrontaliere nel mercato unico dell'Unione Europea. Che cosa fa l'Unione Europea? L'Unione Europea offre ai consumatori una serie di diritti concreti da far valere in caso di problemi. Per tutte le modalità di trasporto, sono stati fissati standard minimi per quanto riguarda i diritti dei passeggeri, anche relativamente all'informazione, all'assistenza e agli indennizi in caso di cancellazione o ritardo prolungato del viaggio. I consumatori che effettuano acquisti online hanno 14 giorni di tempo per cambiare idea sull'acquisto e recedere dal contratto. Possono restituire il prodotto entro 2 settimane e essere rimborsati. A giugno del 2017 sono state abolite le tariffe roaming. Gli europei che viaggiano all'interno dell'Unione Europea possono effettuare chiamate, inviare sms e utilizzare servizi di dati in roaming allo stesso prezzo che pagano nel loro paese di origine. Se un articolo acquistato nell'Unione Europea, online o in negozio, è diverso da come è stato reclamizzato o è difettoso, il consumatore ha il diritto di ottenere almeno la riparazione o la sostituzione gratuita. Dal 2016, grazie alle nuove norme dell'Unione Europea sui crediti ipotecari, gli annunci pubblicitari devono riportare informazioni chiare e i consumatori hanno diritto a ricevere informazioni tempestive prima di firmare un contratto. Dal 2016, grazie alle nuove norme dell'Unione Europea sui crediti ipotecari, gli annunci pubblicitari devono riportare informazioni chiare e i consumatori hanno diritto a ricevere informazioni tempestive prima di firmare un contratto. L'Unione Europea fornisce inoltre assistenza per la risoluzione rapida e efficiente delle controversie con gli operatori commerciali. Queste procedure rapide e a basso costo possono essere utilizzate sia per le controversie nazionali sia per quelle transfrontaliere. Attraverso la piattaforma di risoluzione delle controversie online, i consumatori e gli operatori commerciali possono risolvere interamente online le controversie riguardanti gli acquisti effettuati in internet. La rete dei centri europei dei consumatori fornisce assistenza e consulenza gratuita ai consumatori in relazione agli acquisti effettuati all'estero. Sono stati introdotti requisiti di sicurezza rigorosi per i giocattoli, le apparecchiature elettriche, i cosmetici e i prodotti farmaceutici. Inoltre, norme severe garantiscono il ritiro del prodotto non sicuro dal mercato. Ogni anno, più di 200 prodotti non sicuri sono notificati attraverso il sistema di allarme rapido della Unione Europea per prodotti pericolosi non alimentari. Cosa da dire? È vero, tutto ciò che
è qui, è vero. Succede così. Alla prossima.